Ciao a tutti ragazzi, io sono Ion e benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale. Oggi si parla di soldi, un argomento amato da tanti ma odiato anche da molti altri. Oggi cercherò di rispondere alla domanda: ma i soldi fanno la felicità? Beh, per questo devi guardare il video fino alla fine per appunto scoprire qual è il mio pensiero. Ma prima di andare avanti, commenta qua sotto dicendomi appunto cosa ne pensi tu rispetto a questa domanda. Quindi secondo te i soldi fanno la felicità? Se sì, perché? Se no, perché? Così magari si crea un dibattito molto interessante nei commenti. Ma soprattutto lascia un like a questo video e iscriviti al canale per nuovi contenuti di business e crescita personale ogni martedì alle 14. Quindi mi raccomando, fallo e soprattutto rimani connesso perché stanno arrivando un sacco di cose interessanti. Fai che sei per strada, ti si avvicina qualcuno con una telecamera e ti dice: per te i soldi fanno la felicità? Tu che cosa risponderesti? Moltissimi di noi, e magari proprio tu, quando appunto senti una domanda di questo genere, hai dei pareri un po' contrastanti, possiamo dire. Parte del tuo cervello ti dice sì, fanno la felicità, invece l'altra parte ti dice no, assolutamente no, guarda, ci sono cose più importanti. Come se fossero, diciamo, un diavoletto sulla spalla sinistra e un angioletto, possiamo dire, sulla spalla destra, che ti consigliano a riguardo. Perché appunto i soldi sono un tabù, soprattutto in Italia. Moltissime persone hanno paura di dire quando guadagnano, hanno paura di parlare di soldi. Invece una cosa che distingue tutte le persone ricche, comunque le persone benestanti, è che parlano di soldi senza problemi. Cioè non hanno problemi a dire: guarda, io guadagno X in questo modo, invece Y con quest'altro modo. Cioè è come parlare di che birra scegli al bar, una cosa che capita tutti i giorni, diciamo. Ultimamente mi è capitato di circondarmi di persone che guadagnano tanti soldi, letteralmente anche decine di migliaia di euro, e ho avuto modo di analizzarla a fondo per appunto trovare magari una risposta a questa domanda, vedere se erano più felici degli altri o comunque più tristi rispetto alle persone comuni. Ma andiamo subito al sodo: i soldi fanno la felicità? Assolutamente sì. Vai tranquillo, ora ti spiego il motivo. Avere molti soldi in banca, o comunque avere la possibilità di spendere tanti soldi, ti dà la possibilità di essere più spensierato e quindi anche più felice. I soldi infatti molto spesso corrispondono anche alle soddisfazioni che abbiamo ottenuto in ambito lavorativo, quindi non corrisponde solamente ad un numerino, ma è l'insieme di tutte le soddisfazioni nell'ambito lavorativo, la carriera che stiamo ottenendo, il nostro, non so, business che stiamo scalando, il nostro store che abbiamo avviato da poco tempo che sta crescendo sempre di più, o comunque tutte cose di questo genere. Non capiamoci male, nel senso, se tu hai di fronte a te 1 milione di euro in banconote da 100 e sei lì che puoi unicamente fissarlo e non puoi fare nient'altro, non ti farà sentire più felice. Però se puoi utilizzare quel milione per comunque iniziare ad ottenere degli obiettivi più grandi, perché puoi appunto spendere più soldi in formazione, più soldi in, non so, persone che ti possono aiutare nel tuo obiettivo, allora sì che aumenteranno la tua felicità, perché ti permetteranno di esaudire tutti i tuoi sogni e raggiungere tutti i tuoi obiettivi. Ad esempio, tutte le cose che sono correlate ai soldi che ti rendono felice, un esempio al volo è il fatto di essere indipendente. Ad esempio, chi ha tanti soldi comunque avendo un'attività online non ha un capo, quindi può scegliere quando lavorare, quanto lavorare, non ha il fiato sul collo tutto il tempo, e appunto questa è una soddisfazione molto grande. E dall'altra parte possiamo dire chi invece ha un capo è una cosa molto negativa. Molte persone, diciamo, che si sentono comunque bloccate, si rompono le palle dalla mattina alla sera perché continua a dargli ordini, e quindi diciamo che ovviamente questa cosa porta molta infelicità. E dal punto di vista opposto, quindi se una persona ha comunque avviato un'attività online e riesce a guadagnare grandi quantità di denaro, questa cosa non accade e quindi la sua felicità aumenta molto molto di più. Un'altra cosa che ti rende particolarmente felice, che comunque ho provato tra virgolette sulla mia pelle, anche se sono allo 0,0001% di quello che voglio ottenere, è far vedere a tutti quelli che non credevano in te che invece stai raggiungendo i tuoi obiettivi. Questa è la soddisfazione più grande. In realtà ci sono dei pareri contrastanti, nel senso, alcuni dicono che è meglio far finta di niente, dire sì, guarda, arrotondo solo lo stipendio e poi magari guadagni migliaia di euro da quella cosa. Altri invece dicono no, fagli vedere tutti i soldi che fai, così appunto vedranno che sono stati degli stupidi a non credere in te. A proposito, dimmi nei commenti che cosa ne pensi a riguardo. Prima magari tutte le persone che ti criticavano ti dicevano no, guarda, quell'attività assolutamente no, fallirai dopo un mese. Torneranno tutti indietro a chiederti dei consigli, se possono entrare anche loro, avere maggiori informazioni, se li puoi assumere. Sì, capiterà. Un altro elemento che ti rende molto contento, che è direttamente collegato ai soldi, è la possibilità di rendere liberi i propri familiari. Appunto, guadagnando tanti soldi, non solo te sei libero, ma puoi rendere liberi a tutta la tua famiglia, tutta, non so, la tua ragazza futura, il tuo ragazzo, tua moglie, tuo marito, non so in che situazione ti trovi, ma comunque, non so, hai un parente malato, gli puoi pagare le cure migliori del mondo. Puoi dargli la possibilità di non lavorare mai più e magari dedicare la vita a cosa vogliono realmente, quindi magari alle loro passioni, agli hobby.
hobby, dato che tu guadagni comunque una grande quantità di denaro e quindi ti puoi permettere una cosa del genere. Quindi appunto gli puoi dare la possibilità di godersi gli anni che comunque gli restano al posto di lavorare fino alla pensione. E beh, diciamo che questo non ti rende felice. E soprattutto hai la possibilità di esaudire tutti i tuoi sogni. Ovviamente non tutti, se sogni di, non so, andare sott'acqua e costruire una città a meno 200 metri, è possibile, quindi ci possiamo lavorare su. Però è un po' strano, nel senso dipende che sogni hai in mente. Ad esempio, non so, ti piacerebbe viaggiare di più? Se hai tanti soldi, lo puoi fare. Vuoi guidare una super sportiva? Vuoi aprire una tua azienda? Vuoi aiutare i più bisognosi? O comunque molto semplicemente, non so, anche vivere una vita spensierata e tranquilla? Beh, puoi farlo se hai i soldi. Un'altra cosa direttamente collegata a quest'ultimo punto è che si riduce lo stress. Questo nel caso delle entrate quasi completamente delegate. Se tu sei il capo dell'azienda e dedichi 16 ore al giorno, 18 ore al giorno, beh, lì lo stress forse aumenta sempre di più. Però se hai la possibilità di creare un'entrata abbastanza slegata dal tempo, beh, allora il tuo stress verrà ridotto moltissimo e quindi sarai direttamente più felice. Perché appunto uno degli elementi che ti fa sentire più triste o comunque più rallentato da tutto il contesto è appunto lo stress che ti blocca nelle tue azioni. Ad esempio, non so, ti si rompe l'auto? Ti si rompe il computer? Hai un euro in banca? Beh, lì lo stress lo senti come? Ti si rompe il computer da 1000 euro? Hai 2000 euro in banca? Comprarlo nuovo? Cioè, ti fa male un po' il cuoricino. Se invece hai, non so, centinaia di migliaia di euro, beh, quindi quel computer non ti pesa per nulla, ne puoi comprare anche 10 e chi se ne frega. Quindi appunto anche sotto questo punto di vista, beh sì, avere tanti soldi ti aiuta. E queste sono le soddisfazioni più grandi che puoi ottenere avendo comunque tanti soldi a disposizione. E chi ti dice che in realtà i soldi no, sono il male, i soldi wow, incredibilmente non servono a niente perché la cosa importante è l'amore, la famiglia, la salute, beh, ti sta mentendo. Adesso ti spiego meglio. Tutte le persone povere mentalmente o comunque che non hanno mai ottenuto grandi obiettivi dal punto di vista finanziario ti dicono che la cosa più importante è l'amore. Ok, ma tu puoi essere fidanzato, puoi essere sposato anche se sei ricco o anche se sei povero, cioè non è collegato a quello. Eh no, 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 ok, in questo caso sì, ma nel caso della salute, beh, se sei ricco, sei malato, non sei felice. Scusa, e se sei povero e sei malato, invece sei felice? Questo per farti capire che sono tutte scuse. Chi ti sta dicendo queste cose molto semplicemente non ha neanche un euro in banca, oppure è frustrato della sua situazione, quindi deve andare a lesionare le vite degli altri. Spero che ti sia tutto un po' più chiaro, diciamo. E ritornando invece leggermente indietro, secondo me è proprio la mancanza di soldi che ti fa sentire male o comunque è la cosiddetta causa di tutti i mali. Le persone che non riescono ad arrivare a fine mese o comunque vivono di stipendi in stipendio sono molto spesso frustrate, credono che i poteri forti li abbiano destinati a una vita di questo genere e trasmettono questa negatività a tutti i loro figli o comunque ai loro amici. Ovviamente assicurandosi che non si parli mai di soldi in pubblico. Quindi se una persona ti chiede quanto guadagni, oh ma fatti cazzo tuoi. Questa è l'idea comune, ovvero parlare di soldi è un peccato? Assolutamente no, è una cosa che non è possibile. Ma io ti faccio una domanda, cosa c'è di male nel dirlo? Quindi in questo modo si crea un tabù dietro i soldi, soprattutto si causa un sacco di disinformazione, perché a scuola non se ne parla in modo approfondito. Ho fatto un video scherzoso un po' di tempo fa su Instagram dove ci sono io e me stesso che tipo parlo con un professore. Comunque link in bio, vammi a seguire su Instagram così capisci di cosa si tratta. E mi hanno commentato delle persone dicendo: ma guarda, se vai alla ragioneria come scuola, ovviamente studi soldi. Sì, io faccio ragioneria, studio economia, ma non abbiamo mai parlato di gestione dei soldi. Non sappiamo investire, non si sa che cosa sono le cripto, non si sa che cos'è il trading. Gli unici soldi che sentiamo sono il capitale proprio, il capitale di terzi inserito nello stato patrimoniale di un'azienda o cose di questo genere. Non è che se vai lì allora sai tutto, cioè è proprio un problema generale. Bisognerebbe parlarne molto di più, essere più chiari sotto questo punto di vista e vedrai che tutto il mondo cambierebbe. Cioè questo è principalmente un problema in Italia, perché ad esempio se vai a vedere su YouTube le persone, gli youtuber che dicono quanto hanno guadagnato, beh, si facevano un po' di problemi prima di dirlo. Se invece vai in America trovi un sacco di persone che lo dicono senza problemi, come dovrebbe essere. Comunque se ti concentri solamente sul numerino del conto in banca che aumenta sempre di più, beh, questa cosa non ti renderà più felice. Ma tutto quello che puoi fare avendo più soldi, beh, quello sì che ti renderà più felice. Siamo in un mondo dove i soldi ti rendono una vita più felice, più spensierata, più divertente, ma soprattutto più sana. Infatti i soldi ti fanno ottenere
ottenere cose che normalmente non potresti ottenere, ti fanno velocizzare la burocrazia, ti permettono di avere delle cure migliori o comunque un sacco di vantaggi. Quindi, morale della favola, poi concludo: fai tanti soldi, non ascoltare chi ti dice qualcosa contro, assolutamente no, probabilmente è solamente invidioso. Avvia un'attività online, avvia un'attività offline, avvia quello che vuoi, ma soprattutto fanne più che puoi. Ma per questo video è tutto, spero che ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like e iscriviti al canale per nuovi contenuti ogni martedì su business e crescita personale. E noi ci rivediamo la prossima volta, sempre alle 14, su questo canale. Ciao!